Ciao a tutti ragazzi da Gaia Rossini. Oggi impareremo come vendere un articolo in Second Life. Innanzitutto impareremo a settare le permission di un oggetto. Le permission, permessi letteralmente, sono il sistema interno di Second Life per controllare la proprietà intellettuale e sono la chiave per controllare tutto il processo distributivo e creativo. Il sistema delle permission è stato ideato per controllare quello che potrà fare l'acquirente del nostro prodotto, degli articoli che noi vendiamo. Ok, andiamo in Second Life e facciamo un po' di pratica. Innanzitutto vi dico che per fare questo video ho utilizzato Firestore, ma è abbastanza simile al Viewer 3. Ho creato e ho deciso di vendere questo motore Sculpt, motore fuoribordo per barche. Quindi lo cliccherò a destro e selezionerò Edit, modifica e si apre la tavoletta Edit. Andrò nella General Tab a questo punto. In fondo a questa finestrella noi possiamo decidere che cosa potrà fare il prossimo proprietario del nostro oggetto. Abilitando il Modify permetterete al proprietario successivo di modificare il vostro articolo, cosa che per me per esempio è molto importante quando vado ad acquistare abiti perché posso adattarli alla mia shape. Cliccando sul Copy, il prossimo proprietario potrà farne tutte le copie che vorrà e ogni volta che rezzerà una copia, ne rimarrà un'altra copia dentro l'inventory. Abilitando il Transfer, il prossimo proprietario potrà trasferire l'oggetto ad altre persone. Trasferire vuol dire vendere o regalare. Qualora invece dobbiate settare le permission per un articolo che non è possibile rezzare, tipo un vestito, un'animazione, una gesture, aprite inventario, cercate l'articolo, cliccateci destro, vedrete Properties, proprietà e lì potrete settare le permission. State molto attenti allora quindi a come settare le permission, perché settarle nella maniera sbagliata potrebbe crearvi grossi problemi, potreste buttare via ore e ore di lavoro. Per esempio, se voi create un articolo e lo vendete come copy e trans, cioè copiabile e trasferibile, chi lo compra potrà farne tutte le copie che vorrà e potrà rivenderle. Ok, settate le permission al nostro articolo, noi potremmo già direttamente rivenderlo, cioè potremmo esporre il nostro motore fuori bordo e venderlo. Però la cosa migliore per effettuare una vendita è quella di metterla in una scatola e eventualmente in un vendor. Perché? Perché per esempio il nostro articolo potrebbe essere composto da più parti o linkate o singole e quindi occupare molto spazio quando noi lo dobbiamo rezzare in Word per metterlo in mostra. Oppure potrebbe essere un outfit, quindi composta da più parti che vanno indossate. Quindi la cosa migliore, come vi dicevo, è di metterlo in una scatola e di settare la scatola per la vendita. Passiamo quindi al punto successivo. Ho il mio motore, lo clicco destro, vado nella General Tab, mi assicuro di avergli dato un nome, in questo caso Outboard Engine e così via. L'ho settato le permission come Modify e Copy, perché nel mio caso erano applicabili e andavano bene. Rezzo una scatola che sarà il mio vendor, ne setto le giuste misure, la faccio 5 metri per 5 e profonda 0,5, l'alzo un po' perché sennò voi non la vedete. A questo punto io andrò ad applicare sulla faccia di questo prim una texture che mi sono preparata precedentemente per la vendita. Non vi posso spiegare in questo tutorial come fare una texture, potete però andare a vedervi i miei tutorial su Gimp per la creazione abiti, qualche cosa vedrete di sicuro. Allora, da inventario io trascino sulla faccia del prim la texture, aspetto che si carichi, eccola, vedete qua. Vado nella texture tab e nella tavoletta texture e la setto completamente luminosa in modo che si veda anche di notte. Ritorno nella General Tab e la rinomino in maniera da ritrovarla poi nell'inventory, vendor, eccetera, eccetera. Ok,
A questo punto setto il prezzo di vendita, 1000 mi sembra un po' troppo, mettiamoci un 100, clicco quella casellina lì che vedete per dire che è in vendita e a questo punto vado su quella menu a finestrella precedentemente perché devo settare che cosa vendere. Scegliendo copia, venderemo una copia del nostro oggetto. Il nostro oggetto rimarrà dov'è, ma l'acquirente ne otterrà una copia identica. Cosa vuol dire nel nostro caso? Che l'acquirente riceverà una copia del cartello, quello di vendita, con dentro il motore. Scegliendo contenuto, l'acquirente riceverà un folder, una cartella, con dentro gli articoli. In questo caso riceverà una cartella che avrà il nome che noi abbiamo dato al vendor con dentro il motore. Scegliendo originale venderete esattamente quell'oggetto. Quando l'oggetto sarà comprato, questo rimarrà esattamente dov'è, ma cambierà proprietario. Forza ragazzi, che ci siamo quasi. A questo punto prendiamo il nostro motore, facciamo un take, lo mettiamo in inventario. Poi a questo punto cerchiamo il nostro motore dentro l'inventario, Outboard Engine Again, o come cavolo si dice in inglese. Clicchiamo destro il nostro vendor, vedete? Andiamo nella linguetta contenuto e dall'inventario aperto trasciniamo dentro il contenuto il nostro motore. Avete visto che adesso è dentro il contenuto? Facciamo una prova. Vedete che passando sopra il mouse ci dà il prezzo dell'articolo. Cliccandolo possiamo comprarlo e vedrete che noi compreremo il suo contenuto che non è copiabile. Facile, no? Bene, e con questo abbiamo finito. Nel prossimo tutorial vedremo come vendere i nostri articoli su Marketplace, però per oggi mi sembra che ce ne sia già abbastanza. Potete inoltre trovare altri tutorial sul mio sito, di cui vedete l'indirizzo in sovraimpressione, oppure potete trovare altri tutorial a Gaerand, c'è un negozio, al landing point troverete il teleporter, oppure potete seguirmi su Facebook o su Twitter. Saluti a tutti, ciao ciao!